E con grande piacere ho l'onore di presentare un carissimo amico, uno showman a tutto tondo, direi, Gianfranco Gori. A tutto tondo A perché tutto ho tondo, a preso tutto. qualche chilo, vuoi dire? No, ma No, succede. non è, non No, è così. Non vabbè. so che cosa succederà perché io mi sono fatta qualche appunto, ma quando Sì. ci sei tu presente, cioè tutto può cadere. Si Che ritorna cosa in succederà? famiglia, beh, è un bel ritorno. Grazie Letizia per avermi invitato. Un saluto a tutti gli amici di Teleromagna, è sempre un piacere venirvi a trovare. E allora così, facciamo due chiacchiere Facciamo due in chiacchiere. amicizia. Allora, noi ci eravamo lasciati, a parte che insieme abbiamo condiviso veramente dei tanti bei Vero? momenti, televisivi e anche radiofonici. Ci Radiofonici. siamo comunque sempre molto divertiti e questo credo che sia una cosa fondamentale nel nostro Assolutamente, mestiere. assolutamente. La passione e il divertimento sta proprio alla base, no? Quindi lo diciamo, l'ottimismo, il sorriso. Però tante cose sono successe, tanti eventi e tante anche situazioni che abbiamo condiviso. Credo che stiano andando in onda le immagini, quelle tratte da Rimini, dove Ah, tu sì. mi Sì, hai, insomma, ho avuto il piacere di premiata, hai invitarti e di avuto premiarti proprio questo come premio così ambasciatrice. importante. Esatto, come ambasciatrice della musica romagnola, dell'arte, anche appunto del nostro folklore. Quindi è stato un piacere premiarti con il premio internazionale Rimini Europa proprio al museo, della città di Rimini e con questo titolo che ti meritavi Ti ampiamente. ringrazio, ti ringrazio. E comunque è una soddisfazione, un'emozione che abbiamo condiviso insieme perché appunto in tante edizioni le abbiamo Vero. condotte insieme. È una parola che comunque mi piace e ritornerà, credo, spesso nelle nostre chiacchierate. Tra le tue varie passioni c'è il Sì, teatro. teatro. Grande, grandissimo amore. Il teatro è sempre nel cuore e quando si può si cerca di allestire diciamo un messaggio di positività proprio attraverso le tavole del palcoscenico del teatro. Siamo riusciti a ripartire dopo un periodo difficilissimo, infatti diciamo uno speciale lo vedremo proprio adesso, tratto da The Show Must Go On, quindi lo spettacolo deve continuare. È Esatto. ricominciato dopo 2 anni da dimenticare, però bisogna ricordarsi, proprio per Certo. questo è il bello di ricominciare. È proprio dal Teatro Galli di Rimini, un grande concerto con i musicisti della Scala di Milano. È stato veramente emozionante ripartire, eravamo ancora nella fase finale di quel periodo difficile, ma era un messaggio positivo e ho portato anche la voce di Dante, diciamo così, mi sono cimentato, era un piacere per me, riniziare con il Vate Poeta. E allora incominciamo proprio con queste immagini e queste emozioni da condividere insieme agli amici di Romagna Mia. Così sale sulla nostra macchina del tempo Francesca da Rimini insieme a Paolo e a Dante alla guida vicino Virgilio che fa da navigatore per un bel giro, un girone a 700 anni dal suo grande viaggio, il suo grande viaggio d'amore, d'amore, amore, 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 amore. Amor. Che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fu porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto li tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi, cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, menò costor al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lacrimarmi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore e concedesti dubbiosi desiri e quella a me, nessun maggior dolore. Che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice:
noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancellotto com'è. Amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, da quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietà di io venni men, così come io morisse e caddi come corpo morto cade.